Buonasera a tutti, benvenuti al nostro consueto appuntamento quindicinale. Oggi mi soffermerò parecchio, anzi sarà monotematico questa mia riflessione riguardante il cosiddetto problema, non è un problema, gli immigranti, che sembra sia l'obiettivo primario, cioè il problema primario dell'Italia. Ma lo vorrei trattare non sotto forma di pietismo, come poi è successo sabato con chi è andato in piazza con le magliette rosse, ma poveri devono anche loro vivere, cioè gli immigranti e via dicendo. Ma lo vorrei analizzare sotto una forma per trovare chi è il vero colpevole, perché o si conosce il vero colpevole, se lo studia e quindi si lotta per risolvere la questione, o altrimenti scadiamo sempre sul pietismo. Esempio, poi ogni tanto ci dico: ah, povero operaio caduto dall'impalcatura, però non si analizza che l'impalcatura magari non era fatta bene per risparmiare sul capitale costante, no? E quindi c'è il vero colpevole, c'è il profitto. Fondamentalmente questo è il nocciolo. Ma un tema importantissimo, un tema di cui se ne parla poco, che è il tema del land grabbing. Che cos'è il land grabbing? Il land grabbing è l'accaparamento delle terre. Ebbene, dal 2008, cioè dal momento della crisi internazionale, sono stati venduti terre africane per un quantitativo di circa 80 milioni di ettari. 80 milioni di ettari, che se noi facciamo una proporzione, guardiamo, l'Italia fa 30 milioni di ettari, no, tutta, quindi 80 milioni di ettari, siamo quasi tre volte l'Italia. Ebbene, tre volte come estensione, tre volte l'Italia, sono stati venduti questi terreni a delle multinazionali, dell'alimentazione, multinazionali non solo dell'alimentazione, ma quelle che servono, che poi si forniscono per fare gli oli, il biodiesel, e si sottrae queste terre. Vengono sottratte ai contadini, a quelli che vivevano con l'economia di villaggio, no? Avevano la possibilità di vivere, e vengono sottratte la loro terra. Quindi fondamentalmente il sostentamento per queste persone viene meno. Queste persone sono costrette poi ad ammassarsi nelle megalopoli, no? In Africa, ma non c'è lavoro, quindi la povertà, e vengono sospinti verso l'immigrazione, quindi venire verso i paesi opulenti, verso i paesi come noi, dove queste, in Italia, perché forse siamo più vicini, ma non è soltanto quello, scappano in pratica queste dalle contraddizioni del sistema, che fa sì che le multinazionali dell'alimentazione acquistano le loro terre, perché loro non hanno nemmeno, perché un po' poi ne andremo a leggere, loro non hanno una tradizione come la nostra, quella di andare dal notaio e dire: questa è terra mia, nessuno me la può toccare, ma era data per tradizioni, per modo, per tramando padre e figlio, però era questa economia che gli permetteva di vivere. E non è vero che l'Italia è seconda a tanti altri, se noi andiamo, e prego la regia di mettere in onda questo link, è landmatrix.org. Ebbene, su questo sito possiamo vedere effettivamente quante terre, questo bel sito, che è una dimostrazione grafica di quante terre sono state vendute in Africa a queste multinazionali. Si va su questa torta, poi si può cliccare su Italia e possiamo vedere che in Italia sono state vendute all'Italia 1.017.828 ettari acquistati da
industrie italiane. Beh, sapete quanto è 1 milione di ettari acquistate? Cioè, è una cosa immensa. Quindi, se vogliamo dire aiutiamoli, no, a casa loro, sarebbe dire espropriamo alle nostre multinazionali questo 1.017.000 ettari, no, acquistati, e li ridiamo ai contadini che possano avere questo, possono vivere o sopravvivere come facciamo, ma almeno non muoiono di fame, no? Ma non solo. Allora, noi ce l'abbiamo contro i neri, no? Secondiamo Salvini, e ci compriamo le terre. Ma non solo, un altro obiettivo di Salvini sono i rumeni, no? Ebbene, abbiamo conquistato in Romania 37.000 ettari di terreno, e tutti questi terreni fanno sì che poi ci ritorni il mangiare a noi. Quindi lì muoiono di fame. Ogni tanto ci vediamo, no, la pubblicità del Save the Children, questi bambini che poi non ho mai capito questa pubblicità, se è un bambino piccolo in televisione viene oscurato, un bambino bianco viene oscurato perché la privacy, un bambino nero invece no, viene visto con questi lacrimoni, non importa se è piccolo, no, anzi più piccolo è più fa pena, no, e quindi muove gli animi e quindi si è pronti a dare quell'euro di solidarietà. Però nessuno ci dice che quello è diventato povero perché gli sono stati sottratti ai propri genitori la terra dove poteva vivere. E su questo vi faccio vedere un bellissimo libro che vi consiglio, è questo, La fame. La fame è di Martin Caparrós, scusate, no? È un po' voluminoso, ma vi dà delle indicazioni proprio su come viene sottratta la terra ai contadini, no? che la coltivavano da generazioni, e questi vengono, questa terra viene sottratta a loro. Su questo sito, sul sito del Land Matrix, è possibile vedere questa mappa. Dobbiamo andare però cliccando su show all'output Autoland, è possibile la lista delle aziende italiane coinvolte in pratica, aggiornato però dal 2015, quindi quel milione di ettari è solo aggiornato dal 2015, poi la pratica è aumentata. Dobbiamo andare però sul sito Secondary Investor, che indicano le aziende con sede in Italia e sta diventando che sta dietro i primary acquisitor. I primary acquisitor sono gli acquisitori che mettono il nome, magari sono aziende dove i secondari, cioè quindi i veri proprietari, si appoggiano nei paesi in quei paesi. E su questo vorrei continuare, no, per dire che l'accaparramento della terra, sono uscite una serie di articoli sulla Repubblica Online, quindi prego la regia di mettere il primo, che è quello della Repubblica Online del 26 aprile del 2018, e il titolo è I padroni della terra, 88 milioni di ettari sono stati accaparrati in 18 anni nel mondo. Accaparrati in 18 anni, 88 milioni, ripeto, l'Italia è 30 milioni di ettari, la superficie complessiva dell'Italia, quindi sono tre volte l'Italia. Altro articolo che suggerisco alla regia di mettere è sempre tratto da Repubblica Online del 17 febbraio 2018, e il titolo è questo: Uganda, il vorace accaparramento delle terre fertili favorite dal governo, il futuro del paese in pericolo. Il vicepresidente, scusate, del Slow Food International racconta a Nigrizia, che è un'associazione cattolica, la preoccupazione per la politica governativa che esclude completamente i contadini in favore dell'agroindustria. A farne le spese sono anche le foreste tropicali abbattute per lasciare spazio alle piantagioni. Che piantagioni? Piantagioni soprattutto di olio di palma per fare il biodiesel, ma non solo, ma la monocultura. Sappiamo benissimo che la monocultura porta alla fame.
Altro articolo sempre tratto da Repubblica del di febbraio, 17 febbraio 2018, che parla Congo, quindi vedete tutti i paesi sono coinvolti, soprattutto i paesi subsahariani, cioè quelli sotto il Sahara, dove sono i terreni più forti. Congo, l'usurpazione della terra in 106 anni di sfruttamento, salari da fame e violenze contro le popolazioni. Ad oltre un secolo dalla loro nascita, in epoca coloniale, le enormi coltivazioni di palma da olio della Repubblica Democratica del Congo continuano a far parlare di sé. Oggi, anche perché le comunità locali pretendono la restituzione delle terre ancestrali dopo anni di espropriazione a beneficio delle multinazionali straniere. Ultimo articolo proprio del problema del land grabbing, c'è una, che poi qui abbiamo la possibilità anche di andare a vedere un rapporto della FOCSIGF. È del sempre su Repubblica Online, è del 10 ottobre del 2017. Fatevi voi un po' l'idea di quanto terreno può essere stato espropriato, e quindi quando si dice aiutiamoli a casa loro, una idea potrebbe essere questa: restituiamogli le terre in modo tale che loro possano vivere, ma questo non è possibile perché il sistema di produzione capitalistico non permette, non permetterà mai questo, proprio, è basato proprio sull'appropriazione della proprietà privata. Ma noi cosa possiamo fare allora? Noi la prima cosa, come ultimi, in solidarietà degli ultimi, è quella di non dare solidarietà alla nostra borghesia. Non possiamo essere in linea con Salvini e nasconderci dietro questo discorso di espelliamoli, perché sembra che il welfare, no, ce lo stia mangiando l'immigrato. In realtà invece è che il capitalismo ormai è alla corda, bisogna sempre di accumulare questo plus valore che serve per aumentare la produzione, non si sa neanche cosa farne della produzione, ma bisogna aumentarla, no? La produzione, si licenziano le persone dalle fabbriche, si accaparra ancora soldi, no? Per costruire la industria 4.0 che butterà fuori dal mondo del lavoro altre persone e creerà una marea ancora di prodotti in più che non si sa cosa farne poi, perché più gente è disoccupata e meno abbiamo la possibilità di consumare quello che viene creato, ma soprattutto ci mettono uno contro l'altro, proletari contro proletari, cioè hanno trovato il nemico. Quindi non dobbiamo cadere assolutamente su questo binario. Si inizia così e non si sa come vada a finire, perché anche all'interno di queste, del Congo, degli altri, dico il Congo, ma l'Eritrea, l'Etiopia, no? Ci sono guerre tribali, perché anche lì dove la miseria abbonda si trova il nemico. Qual è? Mettere una tribù contro l'altra, perché sappiamo che i confini in Africa sono stati tirati con una squara, no? Dai paesi coloniali, e proprio mettendo una tribù contro l'altra, e quindi la fame porta la miseria, porta a trovare il colpevole di volta in volta. Una volta può essere la tribù fra virgolette nemica, l'altra può essere l'immigrato, perché il secondo obiettivo è la guerra. È la guerra che poi nasce dalla povertà, nasce da questa situazione. Ma chi ci fa ancora i guadagni? Ci fanno ancora i guadagni le aziende opulente, o la società opulenta, scusate, ma soprattutto le aziende opulente dell'Occidente. Per esempio, non c'è nessuna fabbrica di armi in Africa, noi le vendiamo le armi, no? E stiamo molto attenti a non creare fabbriche di armi lì in Africa. Ma proviamo a dire alla nostra Italia, no? Che di non vendere più armi. Ma i primi a scatenarsi sarebbero le organizzazioni sindacali, perché dicono: beh, cosa li facciamo fare a questi lavoratori, no? Se non costruiscono questi strumenti di distruzione umana.
Saranno i primi, no, a porci contro. E le guerre sono per l'accaparramento delle vie di comunicazione, per le esportazioni di materie prime come energetiche. Abbiamo visto la Siria, abbiamo visto cosa è successo in Libia, in tutti questi paesi dilaniati dalle guerre. Non è vero che noi come paese Italia ne siamo fuori. Bene, alcuni articoli, per esempio, un paio di articoli apparsi sul Gazzettino del 27/6/2018, parla chiaro, no? Dietro il duello sui rifugiati, il nodo petrolio. Eni però si organizza e guarda all'Algeria. Attenzione, vi leggo tre righe. Negli ultimi tempi tra Roma e Parigi volano parole grosse, irresponsabile, cinica l'Italia che chiude i porti per Macron, arrogante e ipocrita la Francia secondo Salvini. Ma dietro le scaramucce diplomatiche quanto pesano gli interessi economici? Quanto pesa il petrolio della Libia, l'uranio del Niger, il gas del Fezzan o poi dell'oro, il cobalto, il manganese, il litio e le preziosissime terre rare del Sahel? Sono questi i famosi paesi di origine e transito dei flussi migratori che stanno spaccando l'Europa. In Libia, oltre alle idee di Macron e Salvini, si fronteggiano anche Eni e Total. La lotta è ancora impari e a netto vantaggio dell'italiano. E avanti così, perché questi poi sono i veri obiettivi. Se noi mandiamo dei soldati a proteggere le frontiere contro questi immigrati, che poi ci sarebbero sempre queste famose persone che vivono, ed è vero anche una parte, vero, sulla pelle degli immigrati, perché li trasportano a destra e a sinistra, è anche mandare quei soldati, anche mettere un piede su quel paese e un piede o francese o italiano o di un'altra nazione, per esempio in Siria sappiamo benissimo la lotta tra Stati Uniti e l'Iran o la Russia, no? Per predominare quella via di comunicazione. Ma non è purtroppo una cosa nuova, perché già nel Capitale, al capitolo 24, la cosiddetta accumulazione originaria, Marx analizza questa cosa, il segreto della accumulazione originaria. Ve lo leggo, abbiate un po' di pazienza, ma è quello che sta avvenendo, no? Sta avvenendo in generale. Dice: si è visto, leggo, come si trasforma denaro in capitale. Con capitale si genera plusvalore e da plusvalore si genera più capitale, quello che si fa adesso. Tuttavia l'accumulazione del capitale presuppone il plusvalore e il plusvalore presuppone la produzione capitalistica, ma questa a sua volta presuppone la presenza di masse considerevoli di capitale e forza lavoro nelle mani di produttori di merci. Perciò tutto questo movimento sembra girarsi in un circolo vizioso dal quale si esce soltanto immaginando un'accumulazione originaria precedente l'accumulazione capitalistica, e che non sia il risultato del modo di produzione capitalistico, ma il suo punto di partenza. Nell'economia politica questa accumulazione originaria ha sul per giù la stessa parte che in teologia del peccato originale. Adamo dette un morso alla mela e così il peccato piombò sul genere umano. Se ne spiega l'origine narrandola come un aneddoto del passato. Quindi qual è? In un'epoca da gran tempo trascorsa c'era da una parte un'elite industriosa, intelligente e soprattutto economica, e dall'altra una canaglia oziosa che dissipava tutto il proprio ed anche il più. La leggenda del peccato originale teologico, cioè quello di Adamo, ci narra, è vero, che l'uomo sia stato condannato a guadagnarsi il pane col sudore della propria fronte, mentre nella storia del peccato originale economico, cioè quello capitalistico, ci svela come mai esista della gente che non ha nessun bisogno di fare altrettanto, cioè non fare niente, non importa. Così avvenne che i primi accumularono ricchezza e i secondi finirono per non avere altro da vendere che la propria pelle,
E da questo peccato originale datano la povertà della grande massa, che malgrado tutto il suo lavoro continua a non avere altro da vendere che se stessa, e la ricchezza dei pochi, che aumenta senza posa, benché essi abbiano ormai di gran tempo cessato di lavorare. Sono tali le insipide bambinaggini che, per esempio, il signor Thiers era il ministro di Napoleone III, che poi alla disfatta di Napoleone III fu anche primo ministro e affossò la Comune di Parigi, rimastica in difesa della proprietà, con la grave solennità dell'uomo di Stato, col cospetto dei francesi, popolo un tempo dal cervello così fino. Marx era un conoscitore fine della storia francese. Ma tant'è. Appena viene in ballo la questione della proprietà, è sacro dovere tener fermo al punto di vista dell'abecedario come solo testo valido per tutte le classi di età e i gradi di sviluppo. È noto che nella storia reale la conquista, il soggiogamento, l'assassinio per la prima, insomma la violenza, cappeggiano. Nella mite economia politica, invece, ha regnato da sempre l'idiaco diritto e un lavoro sono stati da sempre gli unici mezzi per arricchire, eccezione fatta naturalmente per l'anno di volta in volta in corso. In realtà i metodi dell'accumulazione originaria sono tutti quel che si vuole, fuorché metodi idilliaci. Denaro e merce non sono fin dall'inizio capitale, più che lo siano i mezzi di produzione e sussistenza. Bisogna che vengano trasformati in capitale, ma questa stessa trasformazione può compersi solo in date circostanze, che tutte convergono in una. Due specie molto diverse di possessori di merci devono fronteggiarsi e prendere contatto. Da un lato i proprietari di denaro, di mezzi di produzione e di sussistenza, è quello che si fa accaparandosi la terra, ai quali importa di valorizzare la somma di valore posseduta procedendo all'acquisto di forza lavoro altrui; dall'altro lavoratori liberi, venditori della propria forza lavoro, e quindi venditori di lavoro, lavoratori liberi nel duplice senso, che non appartengono direttamente essi stessi ai mezzi di produzione come gli schiavi, i servi della gleba, ne appartengono loro i mezzi di produzione, come nel caso del contadino indipendente che provvede a se stesso, eccetera. Anzi, ne sono liberi e spogli. Con questa polarizzazione del mercato delle merci sono date le condizioni fondamentali della produzione capitalistica. Il rapporto capitalistico presuppone la separazione tra i lavoratori e la proprietà delle condizioni di realizzazione del lavoro. Quello che sta succedendo con la vendita delle terre. Si manda via, non deve esistere la proprietà delle condizioni di realizzazione del proprio lavoro, e una di queste è la terra. La produzione capitalistica, non appena poggi sui suoi piedi, non solo mantiene questa separazione, ma la riproduce su scala sempre crescente. Perciò il processo che genera il rapporto capitalistico non può essere se non il processo di separazione del lavoratore dalla proprietà delle sue condizioni di lavoro. Processo che da un lato trasforma in capitale i mezzi sociali di vita e produzione, dall'altro trasforma i produttori diretti in operai salariati. La cosiddetta accumulazione originaria non è quindi che il processo storico di scissione, cioè divisione, fra produrre e mezzi di produzione, e appare originaria, perché è la preistoria del capitale e del modo produzione che gli corrisponde. La struttura economica della società capitalistica è uscita dal grembo della struttura economica della società feudale. Da dissoluzione di questa, cioè della società feudale, ha messo in libertà gli elementi di quella. Il produttore immediato, diretto, cioè l'operaio, poteva disporre della sua persona solo dopo di aver cessato d'essere legato alla gleba e servo di un'altra persona o infeudato ad essa. Per diventare libero venditore di forza lavoro, che porta la sua merce dovunque essa trovi un mercato, doveva inoltre sottrarsi dal dominio delle corporazioni di mestiere, delle loro clausole sugli apprendisti e sui garzoni, dei vincoli e delle loro prescrizioni sul lavoro.
Così il movimento storico che trasforma i produttori in operai salariati appare da un lato come loro liberazione dalla servitù feudale e dalla coercizione corporativa, e per i nostri storiografici borghesi è questo solo l'atto che esista. Ma dall'altro i neoemancipati diventano venditori di se stessi solo dopo di essere stati depredati di tutti i loro mezzi di produzione e di tutte le garanzie offerte dalla loro esistenza dalle antiche istituzioni feudali. E la storia di questa loro espropriazione è scritta negli annali dell'umanità a carattere di sangue e di fuoco. I capitalisti industriali, questi nuovi potentati, dovevano a parte loro soppiantare non solo i mastri artigiani delle corporazioni di mestiere, ma anche i signori feudali detentori dei fonti di ricchezza. Da questo lato la loro ascesa appare come il frutto di una lotta vittoriosa, sia contro il potere feudale e i suoi privilegi rivoltanti, sia contro le corporazioni e i limiti che esse imponevano al libero sviluppo della produzione e al libero sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo. I cavalieri d'industria, tuttavia, riuscirono a soppiantare i cavalieri della spada solo sfruttando avvenimenti che non erano fatti opera loro. Si fecero strada con mezzi non meno volgari di quelli coi quali il libero romano si rendeva in antico signore, suo patronus. Il punto di partenza dello sviluppo che genera tanto l'operaio salariato quanto il capitalista fu la servitù del lavoratore. Il suo prolungamento consistette in un cambiamento di forma di tale servitù. Cambiamento di forma. Nella trasformazione dello sfruttamento feudale in sfruttamento capitalistico. Per comprenderne il corso non abbiamo fatto bisogno di risalire molto addietro, benché i primordi della produzione capitalistica si incontrino sporadicamente in alcune città del Mediterraneo. Già nel secolo XIV e XV l'era capitalistica data soltanto dal secolo XVI. Nel Mediterraneo, cioè si parla di Italia, dove essa appare, l'abolizione della servitù della gleba è da tempo un fatto compiuto e la gloria del Medioevo, l'esistenza di città sovrane volge e non da allora al tramonto. Fanno epoca della storia l'accumulazione originaria a tutti i rivolgimenti che servono di leva alla classe capitalistica in formazione, ma soprattutto i momenti nei quali grandi masse di uomini vengono all'improvviso e con la forza staccate dai loro mezzi di sussistenza e schiacciate sul mercato del lavoro come masse di proletari senza terra e dimora. L'espropriazione del produttore agricolo, del contadino, del possesso del suolo costituisce la base dell'intero processo. La sua storia prende sfumature diverse nei diversi paesi e percorre le diverse fasi in ordini di successione diversi e in epoche storie differenti. Solo in Inghilterra, che quindi prendiamo ad esempio, essa possiede forma classica. Ecco, queste sono tre pagine del Capitale di Marx. Poi Marx parla dell'espropriazione della popolazione rurale e che vi consiglio di andare a leggerlo. Però è bello questo, no? Di capire come masse vengono espropriate. Il contadino agricolo viene produttore agricolo dal possesso del suolo, quello che si sta facendo ora con l'accaparramento delle terre in Africa. Quindi nessuna solidarietà con la propria borghesia, cioè con la nostra italiana, quando ci dice via gli immigrati, però ci nasconde che noi, le industrie, le grandi multinazionali, quelle che magari, senza magari, mandano a fallire le piccole proprietà terriere, no? Anche in Italia, non ne facendo delle guerre scatenate e dei profitti che le industrie nostrane di armi fanno attraverso la guerra. Ecco, su questo dobbiamo, più che magliette rosse, dobbiamo fare una riflessione importante.
Mi scuso per la lunghezza di questa trasmissione, spero di non avervi annoiato e ci sentiamo la prossima volta. Vi saluto, ciao!